che i cristiani che vanno in chiesa siano meno di un tempo. Può darsi, tutto da vedere, tutto da vedere. Però quelli che vanno hanno una consapevolezza, sanno davvero perché vanno. Non succede più come quando prima del concilio, ve lo dico perché i giovani non lo sanno, ma prima del concilio, almeno da noi in Nord Italia, ma penso anche qui, gli uomini non entravano fino all'offertorio, stavano fuori. E il parroco mi mandava a scampanellare e dire: poi la messa non è più valida, entrate, entrate. Entravano all'offertorio e al Padre Nostro uscivano. E la comunione non veniva data, ricordatevi, che la comunione non veniva data. Io solo facevo la comunione, ma tutti gli altri non veniva data. Le stesse suore, il prete andava in sacrestia, si cambiava, toglieva tutti i paramenti della messa e con la cotta tornava al tabernacolo dove dava la comunione alle due suore e la perpetua e basta. Oggi non più. Insomma, noi dobbiamo vedere queste cose positive. Se è vero che c'è stato poi un rarefarsi di persone che andavano a messa, se sembra che Dio poi si sia ridotto lo spazio, questo è avvenuto per la secolarizzazione, non per il concilio. Fanno grave errore quelli che dicono che il concilio ha provocato una crisi. Certo, il mondo occidentale è andato in crisi e ve ne do la prova per quelli che pensano che sia il concilio la causa di molti mali. Gli ortodossi non hanno avuto nessun concilio. Ma se voi andate in Grecia, la situazione è peggio che in Italia. Sono ortodossi, ma quelli che vanno a messa la domenica sono la metà del numero degli italiani e non hanno avuto nessun concilio. Ma come noi hanno avuto la secolarizzazione, hanno avuto il boom economico, hanno avuto il sopravvenire di un'altra cultura, ma non è certo il concilio dunque che ha causato la crisi. Anzi, forse senza il concilio la crisi sarebbe stata molto più grave e forse le chiese si sarebbero svuotate molto di più. Dunque attenzione, noi dobbiamo capire i movimenti che ci sono stati, vederne tutta la fatica e coglierne tutta la benedizione da parte di Dio. Oggi la liturgia eucaristica è ridiventata il fulcro, la radice, il cardine della comunità cristiana, poiché in essa che la Chiesa nasce e cresce, e da essa che la Chiesa riceve le forze per essere missionaria nel mondo. Senza Eucaristia, soprattutto quella celebrata la domenica nel giorno del Signore, i cristiani in un determinato territorio non saprebbero far esistere la comunità cristiana. E proprio perché la liturgia è così decisiva nella vita ecclesiale, occorre che essa sia posta nella realtà dei fatti al centro della vita e dell'azione della diocesi o della parrocchia. Noi abbiamo coscienza oggi che quando la parrocchia celebra l'Eucaristia, essa diventa il corpo di Cristo nel mondo. Noi oggi sappiamo che anche nelle più umili liturgie Cristo è presente e raduna la sua Santa Chiesa cattolica e apostolica. È da questa consapevolezza che nasce l'impegno di una liturgia celebrata in spirito e verità, cioè nello Spirito Santo in Cristo, in modo che possa essere una vera celebrazione dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Terzo punto, la Chiesa, casa e scuola di comunione. A partire dal concilio, i cristiani sono ritornati
a porre al centro della loro riflessione e del loro vivere il fatto che la Chiesa è una comunione. Un mio amico, un grande teologo francese, Amer, scrisse nel 62 un libro, L'Église est une communion, la Chiesa è una comunione. E lui certamente non sapeva che questo titolo del libro avrebbe espresso qualche anno dopo proprio la forma costitutiva della Chiesa. Se prima del Concilio si pensava la Chiesa come una società perfetta, col Concilio si è affermato che la Chiesa di Dio, radunata attorno al Vescovo successore degli Apostoli, è un mistero innanzitutto, ma un mistero di comunione. La Chiesa è legata dal principio della comunione, è il corpo di Cristo come comunione di membra differenti. E addirittura voi sapete che si è giunti dopo il Concilio, leggendo nel Concilio, a forgiare l'espressione ecclesiologia di comunione, cioè tutto ciò che si pensa e si dice sulla Chiesa è innanzitutto comunione. La Chiesa non è, come si era pensato a volte prima, una piramide gerarchica, ma è una comunione compaginata dallo Spirito Santo. Infatti, tutti quelli che sono di Cristo, avendo lo Spirito Santo, formano una sola Chiesa e sono tra loro uniti in Cristo. Questo è la Lumen Gentium. Facendosi autorevole ermeneuta del dettato conciliare, Giovanni Paolo II ha indicato come grande compito che attende i singoli cristiani e la Chiesa intera proprio la comunione, che incarna e manifesta l'essenza del mistero della Chiesa. Allora questa comunione esige da parte di tutti un impegno contro l'individualismo, contro le forze centrifughe che dissolvono la Chiesa, contro le logiche ispirate a preferenza di persone, contro le tentazioni di vivere nella Chiesa secondo logiche mondane. Giovanni Paolo II ha chiesto con forza che la Chiesa diventi casa e scuola di comunione. Pensate alla bellezza di queste due espressioni che sono state prese dal monachesimo cistercense del XII secolo. La Chiesa innanzitutto casa di comunione, cioè la Chiesa che diventa la casa di tutti, dove tutti sono accolti. Semplici e intellettuali, quelli che sono visibilmente ricchi di tante cose e quelli che non possono apparire e che possono sembrare anonimi, tutti ricevuti nella Chiesa, senza che si guardi più alla loro lingua, alla loro cultura, alla loro situazione sociale. Tutti fanno parte della Chiesa. Tutti devono sentire la Chiesa come una casa. Voi sapete che nella storia più volte la Chiesa è stata sentita come una casa che espelleva, come una matrigna più che una madre, che privilegiava dei figli e sentiva altri come figli bastardi. No, il Concilio ha chiesto che la Chiesa sia madre di tutti, che tutti possano trovare comunione. E se la Chiesa è davvero una casa di comunione, se si vive davvero la comunione in lei, allora è possibile anche che la Chiesa diventi scuola di comunione per gli altri. Noi siamo in un mondo diviso, in un mondo lacerato. Gli uomini li vedete,
sovente si sentono in un mondo che è tutto frammentario, in cui non c'è più convergenza, in cui non c'è più unità, anche a livello sociale non siamo più capaci di convergenza, non siamo più capaci di tendere alla communitas. La Chiesa, se lei è casa di comunione, è capace di dare questo messaggio agli altri. La Chiesa non è opera di singoli. La Chiesa non è neanche opera di grandi personalità, fossero pure dei leader. Attenzione a non far entrare nella Chiesa queste grandi personalità con la loro logica di partiti e sette. La Chiesa è una comunità in cui tutti hanno il loro compito e non c'è nessuno che può essere sopravvalutato a danno degli altri. E la Chiesa ha un ordine oggettivo. Ogni chiesa ha il vescovo, ha il presbiterio e ha eventualmente servizi e ministeri. Quella è la Chiesa. Tutte le altre forme, associazioni, movimenti devono entrare nella logica oggettiva di una Chiesa che ha al centro il vescovo e accanto il vescovo il presbiterio, e tutto sta nella logica oggettiva dei sacramenti. Questa è la Chiesa in cui davvero noi possiamo camminare insieme. E qui voi state facendo il sinodo e devo dirvi dunque una parola, perché dovete aver consapevolezza che il sinodo fin dall'antichità è nato da un principio forgiato dalla Chiesa, non forgiato dall'impero romano. Non ve lo dico in latino perché non vi voglio turbare con la lingua, ma qualcuno lo conosce: quod omnes tangit, ciò che riguarda tutti, da tutti deve essere deliberato. Questo non è un principio che non c'è né nell'impero romano, né nel diritto romano, né nei diritti che i barbari hanno portato. È un principio formulato dai cristiani. Ciò che riguarda tutti, da tutti, deve essere scrutato, deve essere deciso. E allora qual è stata la forma che la Chiesa ha data già a partire dalla fine del secondo secolo? I sinodi. Syn odos. Syn significa insieme, odos significa cammino. Dunque camminare insieme. Ecco, la sinodalità significa prendere decisioni insieme, significa pensare insieme, significa cercare insieme. Attenzione, noi qualche volta sentiamo o il chiedere semplicemente la democrazia nella Chiesa, questo mito, oppure il dire no, c'è la gerarchia. Sono due vie sbagliate. La vera via ecclesiale è la sinodalità, camminare insieme. Anche gli stessi concetti di collegialità sono corporativi, non sono davvero cristiani. Perché tutt'al più cambiano la piramide e la fanno a forma di ziggurat, di piani. La Chiesa si nutre di sinodalità, in cui Papa, Vescovi, Presbiteri, Ministeri, Popolo di Dio camminano tutti insieme, con responsabilità diverse, senza che ci sia l'appiattamento e senza il criterio di maggioranza che vale nelle democrazie. Perché nella Chiesa vale il peso del proprio dono, del proprio ministero. Ma la ricerca, il pensare, il valutare, il decidere è un'operazione che deve fare tutti insieme, uomini e donne, laici e presbiteri, coi vescovi e col Papa. Non c'è un'altra possibilità di camminare. Il secondo principio importante che dobbiamo imparare è la sussidiarietà. Anche questo un principio.